Benvenuti nel canale di Lord Demonet. Siamo qui per continuare la nostra analisi delle carte di Steel Rebellion. E partiamo subito da. No, non da Shin. Shin lo vediamo dopo. Turbine di aria. È una spell de Forestcraft, 2 mana, che infligge X danni a tutti i difensori, eccetto le fate e gli spiritelli fatati. X equivale al numero di carte giocate in questo turno, esclusa questa. Sicuramente è una carta da control che distrugge anche i nostri difensori, però lasciando le fate e gli spiritelli in campo. E potrebbe essere buona, secondo me, in un mazzo. Sicuramente controllo, anzi combo, oserei dire. Come lo Sky Devouring Horror, perché secondo me è questo l'archetipo su cui vogliono puntare. Hanno ristampato Naturguidance, stanno ristampando, no, non ristampando, stanno stampando carte che ci danno spiritelli a zero. E boh, quindi il ritorno di un deck del genere secondo me è papabile. Questa carta di per sé potrebbe anche essere forte, che so, in un mazzo aggro, no, aggro forse no, midrange però sicuramente, basato sulle fate. E vediamo un po' che cosa ci riserverà il futuro. Per ora io le darei 3 stelle perché Forestcraft non ha mai avuto una OE di classe e questa è la prima volta. Vediamo un po' come si può comportare una carta del genere. Passiamo a Shin, Luce dell'Ordine, difensore di Portalcraft, 2 mana, 2-2 guardia, quindi forte anche se giocato tempo play a turno 2. Con evoluzione aggiunge il Risveglio del Caos alla mano. Risveglio del Caos è una spell che dà a un alleato più 4 più 4, utile per smorcare con un difensore a caso, quasi. E se quel difensore però è Shin, Luce dell'Ordine, diventa uno Shin Oscurità del Caos, che è questa roba qua, 10 mana 6-6. Voi mi dite, sì, noi a 6 mana tiriamo subito lui. E ora vediamo un attimino che cosa fa. Quindi a 6 mana abbiamo un 6-6 che attiva un effetto forte. E io vi dico aspettate. Alla fine del turno attiva un'abilità casuale. Distruggi un difensore avversario casuale. Infliggi 4 danni al leader avversario e cura 2 di salute al tuo leader. Oppure sottrai 1 al costo di tutte le carte presenti nella tua mano. Se il decimo turno successivo attiva tutte e 3 le abilità. Ok. Sono sicuramente 3 abilità della Madonna. A turno 10 fa un bordello. Però per giocarlo a turno 10 noi dobbiamo avere o un punto evoluzione e giocare Shin più spell e praticamente. Non dico perdere un turno, però fare una giocata veramente molto passiva. Sì, va bene, a 6 mana abbiamo un 10 mana 6-6 che fa la Madonna. Però ci capiamo se vi dico che Maisha vince direttamente la partita. Insomma, le due carte tirate a turno 10 non sono proprio equilibrate allo stesso modo. Maisha è veramente molto più forte in quel senso. Oppure ci teniamo la spell in mano presa dall'early game e dobbiamo avere però una seconda copia di Shin. Sì, però ruota Amelin e quindi come facciamo ad avere più copie di Shin? Dobbiamo sperare di avere culo e pescarlo. Quindi è sicuramente una carta che va inserita in Portalcraft anche solo per il fatto che ha guardia a costo 2 e per la possibilità di appunto avere un minion veramente grosso. Però giocare lui non vuol dire non giocare Maisha. Secondo me veramente li giochiamo tutti e due. Tanto Maisha ci fa pescare, quindi non è proprio male. E boh, io a questa carta per la sua versatilità, principalmente non per la forza in sé di attivare tutti gli effetti nello stesso momento, le darei 4 stelle. Sì, dai, ci può stare. Poi, inoltre. Lui non vogliamo giocarlo a T6, perché giocarlo a T6 vuol dire evolvere lo Shin. Poi l'avversario avrà sicuramente un'evoluzione in campo, perché il mid game funziona così. Io evolvo per contestare la tua board, mi rimane in vita un difensore danneggiato, sì, però con un valore d'attacco alto, perché ti ho tradato la tua evoluzione, e co così finché non finiscono i punti, no? E in questo senso, beh, Shin a questo punto perde la sua evoluzione, perché lo evolviamo, lui guadagna Rush, poi lo trasformiamo e perde Rush. Non può neanche tradare minion grossi perché altrimenti ci muore, e può tradare però minion piccoli, però a turno 5-6, ma chi è che ti gioca minion piccoli? Quindi attenzione che non è così tanto facile settarlo, eh. Però, ripeto, la sua versatilità là. Joanne ha ricevuto dei supporti incredibili, quindi le 3 stelle che gli ho dato nello scorso video
saliranno sicuramente, perché il suo potenziale è alto, però vedremo dopo i supporti. E abbiamo Toria, l'hanno tradotta dall'inglese, prima era Troia. E vabbè. 3 mana, 2-2, ostentazione, se nella tua mano sono presenti almeno altre due carte soldato guadagna impeto, 3 mana, 2-2 impeto direi che non è assolutamente interessante. Ostentazione, se nella tua mano sono presenti almeno altre due carte comandante guadagno +1/+1. 3 mana, 3-3, non è interessante. Per essere interessante deve essere un 3 mana, 3-3 impeto. Allora, ok, vi dico che ci può stare. Dobbiamo avere quindi due soldati e due comandanti, cosa non assolutamente facile. E quindi di per sé, secondo me, la sua ostentazione non è che sia proprio così tanto forte. Tra l'altro, io non avrei scritto due volte ostentazione, ma avrei scritto: se nella tua mano sono presenti almeno altre due carte soldato, guadagna impeto, punto e virgola, se nella tua mano o indirettamente punto, se nella tua mano sono presenti almeno altre due carte comandante, guadagno +1/+1. Non mi piace come l'hanno strutturato proprio l'effetto. Evoluzione: infliggi X danni a un difensore avversario, X equivale al numero di carte comandante nella tua mano. Ok, interessante sicuramente, quindi se abbiamo tanti comandanti diventa con Evolve un 3 mana 5-5. Ripeto, sempre non è che sia proprio tanto forte, è una carta secondo me bilanciata, può trovare spazio sicuramente in archetipi che hanno bisogno di tradare più difensori, può affittare bene nel turno 4 e vediamo un po'. Di certo è un problema che lei costi 3 perché c'è Octris, c'è Etere. E c'è anche Vals, quindi semplicemente per questi aspetti negativi e per il fatto che non sia proprio una carta facilissima da giocare, io per ora le darei 2 stelle e mezzo, poi vedremo se verrà giocata oppure no. Poi abbiamo Medusa, Dea dei Serpenti, 5 mana, 2-4. Alla fine del tuo turno, un serpente velenoso alleato casuale guadagna flagello. Alla fine del tuo turno, un serpente velenoso casuale guadagna guardia. Ostentazione evoca 3 serpente velenoso, quindi abbiamo un 2-4 più 3-1-1. È una carta midrange, è una carta che mette token, è una carta che forse anche in aggro può essere utile per ripartire ed è talmente tanto forte da condizionare le scelte di building di Bloodcraft, perché noi in un Darkfist Bat lei non la vogliamo giocare. In un buff Bloodcraft potremmo volerla giocare, ma sicuramente non è sinergica al massimo. Quindi mi aspetto proprio la variazione. Bloodcraft da un mazzo che, come dire, che punta tutto sull'aggressività, diventa un mazzo che controlla la board solo per giocare Medusa. Perché di per sé questa è una carta da 5 stelle e non lo mettiamo in dubbio perché 5 mana, 2-4, evoco un 1-1 flagello, un 1-1 guardia e un altro 1-1, chiaramente è abbastanza sbroccata come cosa. Però se devo considerare i mazzi Bloodcraft attuali, chiaramente lei difficilmente entra nelle liste per come sono concepite ora e quindi sarebbe una carta da 3 che sì, la si può far entrare però non fitta al meglio. Quindi io farei insomma una media, ma in realtà la media non sarebbe 4 secondo me, ma sarebbe 4 e mezzo sicuramente, perché è veramente veramente molto prestante. Con evoluzione aggiunge Medusiana, che è un 8 mana 1-7 che può attaccare 3 volte a flagello e Rush mi pare, sì. E quindi potrebbe essere anche utile late game. Forte in control, forte in midrange, forte in aggro per ripartire. E vediamo che cosa vorranno fare quelli della Sagienza. Passiamo a Fortezza Impetuosa, 4 mana 4-3, ostentazione, sviluppo 9, difensore delle legioni reali, una macchina. Tra l'altro sarebbe bello se cambiassero carte vecchie del passato in macchine, tipo la Fortezza 8 mana macchina. Potrebbe assolutamente trovare spazio in un mazzo macchina attuale. Sì, prima era comandante, però insomma non è che c'entri molto con il comando. Vabbè, dicevo, 4 mana 4-3, ostentazione, sviluppo 9, guadagna +3/+3 e si evolve senza utilizzare punti, però la sua forza è appunto l'evoluzione. Se nella tua mano sono presenti almeno due carte macchina, evoca 3 macchina da produzione. Quindi con evoluzione abbiamo un 6-5 che evoca 3-1-1. È veramente qualcosa di fortissimo, secondo me. Dobbiamo avere le macchine in mano, ma cioè, Swordcraft non ha problemi a tenersi le carte in mano per dare value alle carte future. Cioè, è proprio il concept di base del mazzo, ora come ora. Quindi sicuramente in un mazzo del genere è forte anche il Goblin, perché ci dà la modalità riparatrice e quindi ci dà i token in mano. Scusate se ho sbiascicato un po'. E 4 stelle e mezzo per me è un voto più che meritato per una carta del genere.
Poi possiamo andare alle carte di Reddit. Ops, vi ho spoilerato una carta che vi farò vedere in realtà tra poco. Prototype macchina Soldier, 2 mana 2-2, ostentazione, metti 2 artefatto tracciatore nel tuo deck. Beh, artefatto tracciatore è un 3 mana 2-2 che con ostentazione evoca una copia di se stesso, quindi un altro artefatto tracciatore. Va bene. Sicuramente sarebbe stato fortissimo con l'Acceleration questo token qua, perché è veramente insensato. Con Acceleration lo paghiamo 2 e abbiamo 2-2-2 con impeto, veramente fortissimo. Quindi, che voto possiamo dare a questa carta? Beh, dipende quanto vogliamo puntare sull'artefatto tracciatore. Sicuramente in un mazzo che si basa sul mettere token, scusate, è forte. Tra l'altro è anche una macchina e quindi gli darei 3 stelle perché non mi va di valutarlo negativamente. Comunque fa tutte le cose che fanno i drop a 2 generici artefact e quindi possiamo passare tranquillamente alla prossima carta. Forest Core è un'altra carta core, come quelle che abbiamo visto in passato. Ostentazione, sviluppo 7, recupera un punto Evo. Durante il tuo turno, se un alleato si evolve, metti due Fairy Wisp nella tua mano e poi bandisci questo amuleto. Allora, sicuramente è forte avere due Fairy Wisp in un deck che chiaramente basa tutto sullo Sky Devouring Horror, perché mettiamo board, ce li riprendiamo in mano e poi chiaramente si buffa il nostro Sky Devouring in mano e un bordello. Chiaramente giochiamo in un mazzo del genere ovviamente Lisa, perché no? Sky Devouring secondo me ci può stare a due, possiamo giocare anche Corva e insomma non è che sia proprio tanto bene secondo me. Quindi, questa carta può trovare gioco in un deck del genere? Sicuramente lo trova. Chi se ne frega che con sviluppo 7 recupera semplicemente un play point? In un mazzo del genere, come abbiamo visto, possiamo fare veramente delle porcate. E io a questa carta, però, sono costretto a dare 2 stelle e mezzo, perché qualora non venisse giocata in un deck del genere, veramente non trova gioco da nessuna parte. Cioè, è forte semplicemente perché dà due Fairy Wisp. Il Roach è forte. E il Roach, secondo me, forse potremmo volerla giocare. E quindi anche in un deck del genere si potrebbe provare ad inserire. Chissà, verrà giocata, non verrà giocata. Vedremo giocando. Guida della natura, è inutile che io la valuti. Chiaramente è una carta fortissima che ha visto gioco in ogni Forestcraft passato. Ritorna un alleato in mano o un amuleto e fa pescare una carta. Sbloccata per ciclare, forte in aggro, forte in combo, forte in control, 5 stelle, cioè che cosa devo dare a una carta che è talmente tanto forte da meritare un reprint? Allora, Dragon Ranch, amuleto Dragoncraft, 8 mana, che con ostentazione evoca uno dei seguenti follower, l'Hellflame Dragon, che è il 4-3 con impeto token della nuova Ziernitria, nuova che però sta anche per ruotare, un drago normale che chiaramente è 5-5, oppure un Windblast Dragon che è il 6 mana 5-5 Storm. All'inizio del tuo turno evoca randomicamente una delle seguenti carte che sono rimaste. Non so che cosa ho appena detto, probabilmente mi sono impappinato tantissimo, ma voi non ci badate e pensate a questa carta. Allora, sicuramente il fatto che dia value non è un problema per Dragon. Potrebbe trovare spazio ora? Assolutamente sì, perché comunque noi lo tiriamo e abbiamo subito. È vero, Hellflame Dragon è un 3 mana. Però intanto è un 4-3 impeto che fa un trade. Un drago normale forse è la cosa peggiore da avere all'inizio, perché è un 5-5, quindi noi a 8 mana abbiamo semplicemente messo un 5-5. E Windblast Dragon chiaramente è la scelta migliore qualora dovesse uscire per primo, perché è veramente fortissimo. Una carta del genere può trovare spazio il Dragon? Ma assolutamente sì. Abbiamo bisogno di farci il mazzo attorno? In parte, ma secondo me avere la possibilità di giocare o Dragon Ranch, chiaramente una carta del genere non la giochiamo a 3, secondo me, ma a 2. Un Dragon Ranch oppure un Poseidon è chiaramente veramente forte. Poi, inoltre, possiamo giocarla anche con Masamune. Quindi noi giochiamo magari il Drago normale e poi mettiamo Masamune e possiamo fare trade. E secondo me la carta chiaramente è forte e merita 3 stelle sicuro. Bisogna vedere se verrà a gioco. Anzi, voglio essere generoso, gli darei 3 stelle e mezzo.
Passiamo a un altro difensore macchina, Ravencroft stavolta, 2 mana, 1-3, ostentazione, dai a una macchina alleata, più uno e rush. Se uscisse chiaramente una macchina a costo 1, lui sarebbe rotto. Se uscisse una macchina a costo 1, però è anche vero che il coniglio trova assolutamente spazio a 3 copie in un mazzo Ravencroft. Non importa se la macchina è un 1-1 o altro, non importa se è di classe oppure no. Chiaramente il coniglio, qualora noi mettiamo drop a 1, è forte. Posso vedere il coniglio in un mazzo che invece come drop a 1 gioca Petra? Bisogna vedere, bisogna veramente vedere. E domanda, trovano spazio Petra e coniglio in un mazzo macchina? Non lo so. Secondo me comunque il mazzo veramente rischia di essere assolutamente sbroccato. La carta di per sé comunque è forte, quindi noi a 2 mana abbiamo praticamente un 2-4. E io le darei assolutamente 3 stelle e mezzo perché mi ispira veramente tanto e credo che in un mazzo Ravencroft macchina lui trova spazio sicuramente. Poi, altra carta invece è Robo Prete, 7 mana 5-5 Ravencroft, anche lui è una macchina. Ostentazione, metti una modalità di riparo alla tua mano e cambia il costo di tutte le Repair Mods nella tua mano a 0. A guardia, quindi 7 mana 5-5 guardia, non può prendere più di 3 danni per turno. E però chiaramente Ichthar è una carta superiore. Va bene, sì, scontato, è anche carino. Però lo vogliamo veramente? Cioè, secondo me il mazzo Ravencroft baserà tutto non sul control, ma sul tempo. Secondo me sarà un mazzo stratempo. Ichthar turno 6 è qualcosa di indescrivibile. E quindi, vedendo anche le nuove carte che hanno spoilerato per Ravencroft, principalmente Limonio stessa, io direi che il voto di Limonio che ho dato qualche video fa sale da 3 stelle a 4 stelle e mezzo perché inizia, cioè pensandoci, inizia a diventare veramente una carta sbloccata. Non perché ci dà Egida, ma perché ci sconta le carte nella mano e quindi ci fa fare veramente dei turni fortissimi. Comunque, ritornando a questo Robo Prete, secondo me non ce n'è bisogno in un mazzo macchina Ravencroft. Io gli darei boh, 2 stelle e mezzo. Cioè, non mi piace veramente per nulla. Il problema è che costo 7 vuol dire Ichthar, non vuol dire Robo Prete, sicuramente. Quindi, l'analisi per oggi è finita. Per questo video è tutto, noi ci rivediamo al prossimo. Ciao ragazzi! Arrivederci. Tutto ninja fighe. Cristo! La 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 la, ma balla Cristo! La 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 la.